Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa quarta puntata di Science and the City Young, che quest'anno fa parte di un progetto più grande che si chiama Curiosa, comunicare per crescere in salute, organizzato da ICGB in collaborazione con l'Unità di Trieste e finanziato dalla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Questa puntata è dedicata alle sigarette elettroniche, come vediamo dal titolo. Do il benvenuto alle persone che ci seguono qui al Teatro Miela, ma anche da tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, perché quest'anno Science and the City Young va anche in streaming sul sito dell'ICGB e anche sul sito del Piccolo, che è media partner del progetto assieme a Radio.0. Abbiamo un'altra novità di quest'anno, che sono i sondaggi che proponiamo al pubblico. Quindi tiriamo tutti fuori i nostri cellulari e possiamo collegarci al sito www.sli.do, e il codice della puntata di oggi è appunto sigarette, oppure possiamo catturare il codice QR che ci proietta direttamente dentro i sondaggi di oggi. C'è già una domanda di riscaldamento sui falsi miti e le verità che viaggiano sul fumo, sulle sigarette elettroniche. Avremo modo di commentare le risposte durante la puntata e assieme a uno degli ospiti commenteremo più specificamente le risposte a questo primo sondaggio. Grazie al sito www.sli.do, ma anche in streaming, avrete anche la possibilità di porre delle domande ai relatori di oggi, quindi basta entrare nella chat e digitare i vostri eventuali commenti, curiosità, e anche le persone in sala, se avranno piacere, potranno direttamente interfacciarsi con i nostri relatori, i nostri ospiti che vi presento. Insieme con me sul palco abbiamo il professor Marco Confalonieri, grazie, benvenuto, grazie di essere con noi, il direttore della struttura complessa di pneumologia presso ASUGI, l'azienda ospedaliera universitaria di Trieste, professore di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Trieste. Collegati con noi abbiamo anche Roberto Boffi. Grazie professor Boffi di essere con noi, responsabile della pneumologia del centro antifumo presso Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e fa anche parte del comitato scientifico per la lotta al fumo della Fondazione Umberto Veronesi, che ci ha aiutato e supportato in queste iniziative e che ci ha anche aiutato a identificare le persone di spicco e capaci di comunicare concetti importanti in questo settore. Grazie professor Boffi di essere con noi. Grazie e a voi. Abbiamo anche Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico che si occupa anche di comunicazione del rischio. Grazie Giancarlo di partecipare. Giancarlo è stato anche uno dei relatori presenti più volte durante il Festival della Scienza Trieste Next di questi giorni, quindi siamo contenti di averlo ancora nell'evento di oggi. Sul palco insieme a me c'è anche Tiziana Battini, una studentessa dell'Università di Trieste. In questa edizione abbiamo voluto coinvolgere in maniera attiva gli studenti in maniera che possano porre direttamente delle domande, interfacciarsi con i relatori. Tiziana mi aiuterà a seguire la chat delle persone che stanno a casa e quindi selezionare alcune delle domande che vorremmo porre ai nostri ospiti. E penso che possiamo partire, quindi iniziamo a parlare di sigarette elettroniche con Marco Confalonieri. Il professor Confalonieri è un importante pneumologo e in questi giorni post-Covid abbiamo realizzato più che mai l'importanza della respirazione, dei polmoni, organi che fungono che offrono una funzione respiratoria che spesso diamo per scontata. E quindi Marco Confalonieri ci aiuta a capire come è fatto il polmone e come funziona. Perché è così importante mantenerlo sano e funzionante? Grazie Serena, grazie anche per il post-Covid che prendo come un auspicio. Purtroppo diciamo, post-emergenza. Sì, diciamo, siamo in una fase di attenzione, siamo pronti per un'eventuale ondata pandemica.
Il polmone, in senso generale, è uno degli organi più preziosi che noi abbiamo, anche più particolari. Per andare avanti con le diapositive, vado avanti io così? Sì. Ok. Che vadano protetti, penso che l'abbiamo capito tutti. Quello che è successo, questa è una foto simbolo scioccante di questa primavera, 18 marzo, e quello che è successo lo sappiamo tutti ed è ancora, diciamo, una traccia che stiamo portando dentro e speriamo non si debba ripetere. Certamente il polmone è un organo importante ed è respirare è vitale. Poter parlare del polmone in pochi minuti non è facile, vi dico semplicemente che è di una perfezione molto difficile da spiegare in poco tempo. Noi possiamo respirare fino a 20.000 quasi litri di aria al giorno, secondo delle attività che facciamo, una quantità enorme, ed è come se fosse la nostra pelle interna, anzi è l'organo del nostro corpo che è maggiormente esposto all'ambiente esterno. Respirare è un enorme silenzioso lavoro che facciamo tutti i giorni, di cui non ce ne accorgiamo per fortuna, ma nel momento in cui iniziamo ad accorgersene vuol dire che c'è qualcosa che non va, o stiamo chiedendo troppo o abbiamo semplicemente un inizio di malattia che poi ci può creare dei grossi problemi fino anche a metterci in pericolo di vita, secondo del tipo di malattia. Vedete, i numeri sono enormi. Tenete presente che l'alveolo, dove avviene lo scambio tra aria e sangue di ossigeno, è un monolayer, è un singolo strato di cellule, quindi è sottilissimo. Se noi potessimo disporlo su un unico piano, cosa che ovviamente è solo teorica, potrebbe raggiungere la superficie di un campo da tennis. Al tempo stesso gli alveoli sono una quantità enorme, 300 milioni si stima, e le vie aeree, se fosse possibile metterle tutte una dietro all'altra, potrebbero coprire circa 24 chilometri con 22 ramificazioni. Quindi tenete presente che è un piccolo gioiello, tutto questo quantità e superfici, poter racchiudere nel nostro torace. Noi lo difendiamo ovviamente con l'anatomia, con questa complessità di diramazioni, ma anche con alcuni meccanismi che sono ben chiari. Una è la pulizia che avviene tramite il muco che produciamo all'interno delle nostre vie aeree, e il movimento di ciglia che sono sulla superficie delle cellule che trasportano questo muco che intrappola tante sostanze esterne. Poi abbiamo le cellule dell'immunità cosiddette innata, che sono quelle che intervengono per la maggior parte delle volte e che contrastano tutto quello che può essere conosciuto come pericoloso, non solo come estraneo. Mentre per quanto riguarda l'immunità adattativa, noi l'abbiamo ben presente, diciamo quella che forse è più conosciuta, anche se percentualmente interviene meno volte, è la produzione di anticorpi o di cellule memoria che intervengono specificatamente per un microorganismo che viene riconosciuto come estraneo dal nostro organismo, come pericoloso. Abbiamo presente quello che succede dopo una vaccinazione. Quello che forse pochi di voi sanno è che noi, in una persona sana, produce all'incirca durante una giornata 2 litri di muco al giorno. Non sto parlando di un malato, sto parlando di una persona che sta bene, che non ha problemi respiratori. Questo è come una sorta di make-up in due fasi, una fase gel e una fase liquida, che viene trasportata da queste cellule ciliate. Ovviamente quando queste cellule ciliate sono ammalate, questa produzione, soprattutto questo movimento, può essere alterato e disturbato. Ma all'interno della fase gel noi abbiamo la possibilità di intrappolare non solo microorganismi ma anche particelle di polvere, tutto quello che non serve e non deve arrivare a livello degli alveoli. Poi è fondamentale, soprattutto nella zona più delicata, che è quella dello scambio del respiratorio, quindi avviene a livello delle unità di scambio che sono gli alveoli polmonari,
la presenza di queste cellule dell'immunità innata, che sono i macrofagi, in particolare dei macrofagi che risiedono stabilmente a livello degli alveoli, si chiamano appunto macrofagi alveolari. Voi vedete come questo macrofago, nel riquadro più in basso, sta inglobando dei batteri. Bene, dovete sapere che il macrofago è capace di inglobare batteri, è capace di inglobare residui di globuli rossi o di altre cellule, ma non è capace di inglobare grosse quantità di sostanze strane che normalmente non incontra. Non sono state prodotte queste cellule o inventate queste cellule della natura per poter contrastare, per esempio, una gran quantità di grassi, di lipidi. Bene, ne parleranno poi dopo i miei colleghi. I lipidi sono essenziali nelle sigarette elettroniche per poter veicolare aromi e altre sostanze che contengono il fumo della sigaretta elettronica. E poi una cosa formidabile che si è capito sempre di più in questi ultimi anni, qui mi fa piacere mettere anche una foto a questo riguardo dell'unità di ricerca della professoressa Zacchinia, quindi del CGB, le cellule del polmone sono in grado di riparare i danni, sono in grado di rigenerare il tessuto. Ovviamente anche questo avviene, come tutti gli epiteli, allo stesso stregua di quello che possiamo vedere a livello della pelle, della cute. Noi possiamo avere diversi danni della pelle, pensate alle ustioni di primo grado sia rossa, poi possiamo avere un ustione di secondo grado con formazione di vescicole. E tutto questo poi porta a un ristabilimento della pelle così come era prima, una rigenerazione completa. E questo avviene anche nell'epitelio polmonare. Quando però l'ustione è profonda, ustione di terzo grado, noi abbiamo una cicatrizzazione come riparazione, non abbiamo una rigenerazione vera e propria. Questo avviene anche a livello del tessuto delle vie aeree e dei polmoni. Quando il danno è particolarmente grave, ci può essere un rimodellamento senza una rigenerazione. E vorrei far vedere, se riesco a far parte questo filmatino. Siamo a Trieste, abbiamo una macchina, penso, unica in molte, sicuramente unica in Italia e in poche altre parti diciamo d'Europa e del mondo si possono trovare. È una macchina che produce luce, è la Elettra, la macchina del sincrotrone, della luce sincrotrone. Con questa macchina degli studiosi, dei ricercatori dell'Università di Heidelberg e di Göttingen sono venuti con dei piccole strisce di polmone, hanno fatto una sorta di micro tac che va a riprodurre esattamente quello che noi possiamo vedere con l'anatomia patologica. Ovviamente con l'TAC usuale noi non abbiamo questo tipo di immagini. Vedete come si possono riconoscere le strutture sia sane che quelle patologiche di un pezzettino di polmone abbastanza piccolo posto, ecco vedete, questa è la parte finale, posto diciamo al di sotto di questa luce. Per finire, come proteggere i nostri polmoni? Questi sono i consigli dell'American Lung Association. Non fumare, ovviamente, è il primo consiglio che viene dato da questa importante società scientifica. Evitare l'esposizione a inquinanti domestici. Si è capito come anche il caminetto o il fuoco della cucina può portare combustione all'interno dell'aria che respiriamo durante la nostra vita a casa, e questo può danneggiare. Limitare l'esposizione anche all'inquinamento atmosferico, prevenire le infezioni respiratorie, vaccinazioni, fare regolari controlli medici, e poi la pratica dell'esercizio fisico, che ormai l'OMS ha posto, diciamo, a capo della prevenzione in tutti i sensi, sia dei danni di varie patologie, ma anche dei danni del semplice invecchiamento. E per finire, questo è un consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non fa risalire i danni da Covid direttamente al fumo in quanto tale, ma dice: ma comunque, portando le mani alla bocca come si fa normalmente nell'atto di fumare, si ha una maggiore esposizione o possibilità
di avere una infezione a livello delle vie respiratorie, tanto di più poi dopo se si condivide il fumo, come avviene appunto con varie modalità di fumo collettivo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Marco. Sembrava un po' la tavola dei 7 comandamenti. Il primo, non fumare. Questo ci aiuta un po' a introdurre l'argomento della serata, in cui vorremmo cercare anche di quantificare, dare dei messaggi su quanto è pericoloso esporsi a un tipo di fumo piuttosto che all'altro. Ma per dare una idea di quanto diffuso è il problema, ad esempio a Trieste o in Italia, cioè quante sono le persone che fumano, uomini, donne, più giovani, a che età iniziano a fumare i nostri giovani? Ci dobbiamo rifare ad alcune indagini che ovviamente sono datate a seconda del momento che sono state fatte, e ovviamente poi sono indagini campionarie, e quindi bisogna capire quanto il campione è rappresentativo dell'intera popolazione. Una stima diciamo abbastanza grossolana ci dice che l'inizio dell'abitudine tabagica, ahimè, è abbastanza precoce, soprattutto in età adolescenziale. C'è una grossa quantità di persone che, perlomeno anche per curiosità, vogliono provare a fumare. Poi di queste, diciamo che se almeno la metà degli adolescenti in qualche modo ha provato a iniziare a fumare, poi che continuano sarà un terzo, e nella popolazione generale mediamente si stima che a Trieste ci sia una quantità di fumatori leggermente superiore a quella che si ha in altre città, in altre aree d'Italia. Ho visto alcune indagini fatte nelle scuole piuttosto che in campioni di popolazione, all'incirca un quarto della popolazione fuma correntemente tutti i giorni. Poi sappiamo che il fumo può dare dei danni anche a lungo termine, anche chi ha smesso di fumare, piuttosto che ci sono i danni ben noti del fumo passivo, di cui parleranno penso i miei colleghi. Certo, e invece ritornando a questo concetto dello smettere di fumare, quante sono le persone che ci provano, quante ci riescono? Ha senso smettere di fumare anche dopo che uno ha fumato 50 anni? Beh, ci sono studi per quanto riguarda l'incidenza di malattie cronico-ostruttive da fumo, come la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, l'enfisema, piuttosto che lo stesso tumore del polmone. Ci sono dei dati abbastanza chiari, ormai da parecchi anni, che ci dicono che vale sempre la pena smettere di fumare, e ovviamente prima si smette meglio è, ma chiaramente ci sono da una certa età in poi i danni di una sostanza dannosa su un organismo che sta invecchiando e che quindi ha meno capacità riparative. E quindi anche smettere in un'età avanzata, proprio tenendo presente delle difficoltà dell'organismo di poter riparare i danni avanti con l'età, può portare dei benefici. E quali sono? Ci sono dei campanelli di allarme che ci dicono che il polmone sta diventando irreversibilmente danneggiato, che quindi forse... Ma i campanelli di allarme sono, il numero uno ovviamente è una difficoltà a respirare, una difficoltà a fare degli esercizi che normalmente prima si facevano senza fatica o con minor fatica. Per quanto riguarda il fumatore cronico, certamente c'è un'abitudine, è quasi una consuetudine, a considerare normale il tossire producendo catarro, quindi la cosiddetta tosse produttiva. Questo non dovrebbe essere così, perché di fatto già implica una patologia che si chiama bronchite cronica. Io ho detto prima 2 litri di mucco che produciamo al giorno, ma non, senza nessun colpo di tosse. Nessuno che ha un apparato respiratorio normale produce tosse perché ha una produzione normale di muco, ma se ne produce molto di più, e quindi variazioni in questa produzione del muco o della tosse possono essere anche questi dei campanelli d'allarme. E poi ricordiamo brevemente, per completezza, che il fumo in realtà non fa male solo al polmone, ci sono molti altri organi che ne risentono. Sì, ci sono molti altri organi, perché noi abbiamo
quella che si chiama, un tempo si chiamava barriera alveolo capillare, ma poi si è visto che non è una barriera, perché la cellula che è deputata allo scambio con il sangue, cioè lo pneumocita di tipo 1, è sottilissima e lascia passare ovviamente facilmente ossigeno e anidride carbonica, ma allo stesso tempo può lasciar passare anche particolato sottile, quindi stiamo parlando di pochi micron, millesimi di millimetro, che possono penetrare la membrana cellulare e passare poi facilmente all'altra membrana cellulare che è adiacente a quella dell'alveolo, che è quella dei capillari del sangue. Una volta che questo particolato sottile, che comunque è una sostanza estranea e di per sé tossica, entra nel circolo sanguigno, può andare al cuore, può andare nelle arterie e causare infiammazione e danni in altri organi. Benissimo, ritorniamo allo slido iniziale, allora, per concludere questa chiacchierata con il professor Confalonieri. La domanda era che tra questi falsi miti si nasconde anche una verità, o forse ce n'è più di una. Quindi www.sli.do, codice sigarette, questi sono tutti falsi miti, ma forse c'è qualcosa di vero dentro. Le frasi che abbiamo proposto sono: fumo una sigaretta così riesco a dormire, smettere di fumare mi fa ingrassare, fumare migliora le mie prestazioni sessuali, pomodoro e peperoncino possono aiutarmi a smettere di fumare. Hanno risposto più o meno una quarantina di persone e la maggior parte è convinta che smettere di fumare fa ingrassare. È vero questo? Ma io sono ingrassato anche senza smettere di fumare. Ma a parte questo, sì, certamente il fumo di per sé contiene una sostanza a tutti nota, la nicotina, e la nicotina diciamo dà anche una sensazione positiva al nostro organismo, ci fa stare bene, proprio perché abbiamo dei recettori in varie parti del nostro corpo, ma in particolare nel tratto gastroenterico, che sembrano fatti apposta, tant'è che sono chiamati recettori nicotinici, per essere legati alla nicotina. E quando la nicotina si lega a questi recettori nel tratto gastroenterico, accelera il tratto e accelera la velocità, diciamo, di transito del cibo, e al tempo stesso favorisce la digestione. Tutto questo può aiutare, diciamo, ad avere una minore assimilazione del cibo rispetto a uno che non assume nicotina. Di fatto poi per aiutare le persone a smettere di fumare si danno dei sostituti della nicotina, proprio per poter aiutare la persona a non avere una mancanza di questa sostanza. Però bisogna tenere presente che il fumo contiene migliaia di sostanze, non certamente solo la nicotina, e forse la nicotina non è neanche la sostanza più dannosa di tutte quelle che sono inalate nel nostro corpo. E come c'è un recettore su cui la nicotina si inserisce bene per fare delle azioni anche fisiologiche, ci sono tante altre sostanze prodotte dal fumo di sigaretta che semplicemente intossicano le cellule e non portano che a un loro malfunzionamento. Però c'è anche una certa quota di persone che pensa che pomodoro e peperoncino possono aiutare a smettere di fumare. In effetti questa domanda l'abbiamo creata io e Luisa Alessio, e andando a sbirciare nei siti anche non abbastanza autorevoli, ci sono degli alimenti che vengono consigliati per smettere di fumare. Pomodoro e peperoncino sono tra questi. C'è del razionale scientifico dietro nel fatto che gli alimenti possano aiutare? Ma gli alimenti possono aiutare in tutto, ma normalmente noi, almeno come medici, tendiamo a essere un po' diffidenti, ecco, nel senso che la sostanza che ha un'azione farmacologica deve essere concentrata e possibilmente avere un'azione molto mirata. L'alimento è un qualcosa che può avere tante buone azioni, però noi sappiamo, per esempio, c'è il famoso storia del resveratrolo che si trova nel vino rosso, che ha un'azione antiossidante. Poi alla fine si è cercato anche di produrre resveratrolo per via
farmacologica per cercare di dare queste azioni antiossidante positive, ma se uno volesse utilizzare il vino rosso per poter avere i benefici del resveratrolo, dovrebbe, diciamo, poi crearsi dei problemi epatici proprio da alcol, e quindi, diciamo, alla fine il cibo di per sé contiene anche delle sostanze positive, ma in quantità non tali da avere un'azione farmacologica. Invece sulle prestazioni sessuali e sul sonno siamo tutti concordi che il fumo non ci può aiutare. Non lo so, perché io non sono mai stato fumatore, però nessuno mi ha raccontato che fuma di più, anzi vedo spesso fumatori che poi associano alla sigaretta anche, non dico il Viagra per quanto riguarda le prestazioni sessuali, ma sicuramente tranquillanti per poter addormentarsi, per cui dubito. Anzi, bene, grazie mille professor Confalonieri, e passerei al secondo relatore di oggi, che è il professor Roberto Boffi, con un altro sondaggio direttamente per rompere il ghiaccio, e quindi introduciamo l'argomento delle sigarette elettroniche per capire se veramente le possiamo considerare un'alternativa sicura alle sigarette tradizionali. E la domanda che vi proponiamo è: le sigarette elettroniche, in questo caso più di una risposta è possibile, emettono un vapore, cioè una sostanza allo stato di gas, sono utili per smettere di fumare, espongono alla dipendenza, possono essere acquistate dai minori? Intanto che aspettiamo il risultato, professor Boffi, quanti e quali tipi di sigarette non tradizionali esistono? Buonasera ancora a tutti, e grazie dell'invito, un caro saluto anche al collega Marco Confalonieri e all'amico Giancarlo Sturloni. Io faccio vedere poche slide anche perché, vista il remoto, cerco di ridurre quanto più possibile il rischio di inceppamento, sono solo tre. La prima, se potete già farla vedere, è una foto di una sigaretta elettronica coi liquidi, e affiancata una sigaretta elettronica invece di nuova generazione, quelle cosiddette col tabacco riscaldato. No, non è questa, sono le immagini, ecco questa qua. Io non dico mai la sigaretta elettronica, ma le sigarette elettroniche, proprio per far capire che siamo di fronte a una galassia di prodotti, alcuni più controllati e quindi di qualità migliore di altri, poi magari accenneremo anche al fenomeno dei leveli dei casi anche di polmonite, di morti statunitense dell'anno scorso dovuto all'uso delle sigarette elettroniche, proprio perché c'è anche una grandissima differenza nel controllo della produzione e della manutenzione dei prodotti, degli atomizzatori e delle cartucce che vengono poi via via usate, e anche degli aromi contenenti nei liquidi. Quindi stiamo parlando delle cosiddette sigarette elettroniche di vecchia generazione, che sono quelle a sinistra nella foto, che possono essere senza o con nicotina. La differenza intanto sostanziale è questa: come diceva il professor Confalonieri, la nicotina è una vera e propria droga, genera dipendenza fisica da piacere, gratificazione e benessere, e quindi solo le cartucce con nicotina tamponano la eventuale sindrome di astinenza che può venire al fumatore che passa al vapore, o meglio forse si potrebbe definirlo aerosol, per spiegare le sostanze che vengono liberate dal whipping, dalla cosiddetta svapata dell'atomizzatore che si surriscalda. La nicotina in queste cartucce può essere presente, oltre che essere assente, ma può essere anche presente in concentrazioni diverse, e quindi consentire all'utilizzatore di queste sigarette elettroniche con liquidi anche una riduzione progressiva ogni mese, ogni due mesi, del dosaggio della nicotina, per cercare quindi di liberarsi gradatamente della dipendenza della nicotina, un po' come si faceva o si può fare tuttora con i cerotti o con le gomme o le caramelle o gli inalatori o gli spray sublinguali a base di sola nicotina. Tutto questo invece non è possibile farlo
E quindi questa è la prima già grossa differenza tra la foto a sinistra e la foto a destra con le nuove sigarette elettroniche, quelle cosiddette col tabacco riscaldato, dove non c'è la possibilità di assumerle senza nicotina e neanche di scegliere la concentrazione di nicotina, così come non c'è nel tabacco combusto delle sigarette tradizionali. Ci sono due marche, due multinazionali del tabacco che hanno introdotto in Italia questi prodotti, quindi c'è una concorrenza, diciamo, tra due prodotti. Entrambi comunque liberano un fumo, e adesso vi spiego perché questo lo chiamo non vapore né aerosol, ma fumo, un fumo freddo, comunque tiepido, meno caldo quindi rispetto a quello delle sigarette tradizionali. Infatti non libera combustione, non c'è combustione, quindi non libera monossido di carbonio, il cosiddetto CO, che è un gas inodore, incolore, insapore, che noi tra l'altro usiamo nei centri antifumo per capire la persona che abbiamo davanti, se fuma ancora, quanto fuma, quanto aspira. Quindi il monossido di carbonio dai prodotti a tabacco riscaldato non viene misurato con l'analizzatore del CO, però ci sono una serie di altre sostanze. Quindi quello che noi abbiamo cercato all'Istituto Nazionale dei Tumori, che come dicevate voi, insomma, da anni ha cercato, prima anche della legge Sirchia di 15 anni fa, di studiare i potenziali effetti del fumo passivo, sia acuti che anche a lungo termine, abbiamo cercato di capire la presunta innocuità o meno sia delle sigarette elettroniche di vecchia generazione che quelle di nuova. Se potete far vedere la slide invece con la tabella, ecco, questa qui, non so se si vede bene, comunque l'abbiamo pubblicata nel 2017, dove abbiamo cercato di dare, non quantificare, ma qualitativamente, poi ci sono anche i numeri volendo naturalmente per ognuna di queste categorie, le tre sigarette, cioè quella tradizionale, quella col tabacco riscaldato e a destra quella con i liquidi. Ebbene, indipendentemente dal fatto che quelle con i liquidi abbiano meno nicotina, in termini di massa e di numero di particolato, che come diceva Zorco Palonieri può essere definito sottile o meglio fine e ultrafine, la differenza tra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche con i liquidi è enorme. In termini di particelle micrometriche, il PM2,5, il cosiddetto particolato respirabile, è di 1 a 20. In termini di particelle submicrometriche, cioè quelle che passano la barriera capillare e sono le cosiddette nanoparticelle, la differenza è addirittura di 1 a 200. Quindi ci vogliono 200 sigarette vapore di 200 sigarette elettroniche con i liquidi per liberare il PM1, cioè le nanoparticelle di una sola sigaretta tradizionale. Quindi non è totalmente non inquinante, ma è molto meno rispetto alla sigaretta tradizionale. La sigaretta col tabacco riscaldato, che sono nella colonna in mezzo, possono essere poste a metà strada, perciò liberano molto più particolato, sia polveri fini che ultrafini, rispetto a quelle con i liquidi, ma meno che la sigaretta tradizionale. Una grossa differenza nella terza riga che c'è tra quelle col tabacco riscaldato e quelle con i liquidi è in termini di black carbon. Il black carbon è un indicatore presenza di carbonio organico e quindi della capacità di stress ossidativo, anche dell'inquinamento. Il collega Confalonieri parlava dell'inquinamento sull'apparato respiratorio. Ecco, l'inquinamento da prossimità, quello da traffico veicolare, in particolare da diesel, è dovuto soprattutto alla concentrazione del black carbon. Noi anni fa abbiamo fatto uno studio, ad esempio, sulla qualità del PM di Milano rispetto al vostro di Trieste, quello di Pesaro, non c'è paragone. Cioè il nostro PM2,5 è molto più dannoso, molto più pro-infiammatorio rispetto al vostro, perché è quasi per nulla inerte, perché non c'è il mare, non c'è il vento, e quindi è più concentrato. E quindi non è importante tanto o solo la quantità di PM10, PM2,5, ma la qualità di questo particolato. E l'indicatore di presenza di questa sostanza infiammatoria e anche cancerogena è il black carbon. Il black carbon è praticamente assente nelle sigarette elettroniche con i liquidi.
mentre è presente in quantità significativa nelle sigarette col tabacco riscaldato. Quindi, a proposito di fake news o bufale, di cui poi parlerà l'amico Sturloni, il fatto che le multinazionali del tabacco dicano che queste nuove sigarette elettroniche col tabacco riscaldato non emettono fumo, o le sigarette senza fumo, è una bufala, perché parliamo di fumo, perché emettono black carbon, quindi c'è black carbon e quindi non possono essere dette senza fumo. Per cui per noi è particolarmente grave che soprattutto queste sigarette, ma anche quelle con i liquidi, adesso vi dirò perché, ma soprattutto queste, siano utilizzabili, ne sia consentito l'uso nei luoghi pubblici, perfino negli ospedali. Poi ci sono i metalli, quarta riga, i metalli pesanti, che non sono cancerogeni, però sono dannosi e non si sa bene il loro destino nel nostro organismo, arrivano fino alle unghie, forse possono rimanerci anche per sempre, così come nei tessuti del divano per quanto riguarda il fumo di terza mano. Ecco, i metalli pesanti sono alcuni metalli pesanti, in particolare il nickel, ma anche il cromo, l'argento e il titanio, sono addirittura più presenti nel vapore delle sigarette elettroniche coi liquidi rispetto non solo a quelle col tabacco riscaldato, ma anche alle sigarette tradizionali. Abbiamo trovato in particolare 4 volte più nickel nel vapore delle sigarette coi liquidi, anche senza nicotina, che nelle sigarette tradizionali. Questo potrebbe, almeno in parte, spiegare perché molti asmatici, penso che il collega Confalonieri abbia avuto anche lui questa esperienza, non sopportano spesso le sigarette elettroniche, non solo usarle, ma neanche star vicino a chi le usa, perché il nickel sappiamo che è una sostanza che agli asmatici spesso dà molto fastidio. E infine ci sono i particolati organici di cui accennava prima Marco, ma anche le aldeidi, cioè l'acroleina, l'aldeide e la formaldeide. In particolare mi concentro sulla formaldeide perché è cancerogena di gruppo 1 per lo IARC. Una donna, ad esempio, in gravidanza al lavoro deve assolutamente essere protetta dalla formaldeide, e la formaldeide è presente in concentrazione significativa sia nelle sigarette coi liquidi che ancora di più nelle sigarette col tabacco riscaldato. Quindi si può dire in sintesi che stiamo parlando di prodotti che i test di laboratorio evidenziano non essere affatto innocui, nessuno dei tre. In generale possiamo posizionare le sigarette col tabacco riscaldato a metà strada tra quelle tradizionali, le più pericolose, e quelle coi liquidi con, o meglio senza, nicotina. Ma solo col tempo potremmo dire se la riduzione dei livelli di molecole tossiche che osserviamo si traduce in una reale riduzione del danno per i fumatori e per gli utilizzatori di sigarette elettroniche. Quindi potremmo dire che i rischi sono ridotti rispetto alle sigarette tradizionali, probabilmente, sicuramente non nulli, ancora da quantificare, cercando di capire come andranno gli studi a lungo termine. È corretto passare questa informazione? Allora, no, non è corretto, mi sembra un po' eccessivo, perché io non ho detto che c'è una riduzione del rischio, ho detto che c'è una diminuzione dei livelli di molecole tossiche, ma il rischio non sappiamo se a lungo può aumentare o diminuire. Possono esserci anche, qualcosa sta uscendo in letteratura e anche noi stiamo studiando questo, potrebbe anche esserci qualcosa in più, ad esempio nel tabacco riscaldato o ammuffito, se vogliamo anche chiamarlo in maniera un po' così, non dico per ridicolizzarlo, ma per spiegare che non è combusto. Quindi non è detto che questo tabacco, perché è quello che diciamo è più recente, quindi quello che si sta studiando più rispetto a quello con i liquidi, non possa addirittura dare certe altre patologie in più rispetto a quello della combustione. E un altro esempio è quello dei liquidi, che abbiamo visto queste morti in America, decine di morti nell'utilizzo delle sigarette elettroniche con i liquidi selvaggio, con l'auto da fè, col THC. Per cui diciamo che il cosiddetto harm reduction, riduzione del danno, che è una cosa su cui le multinazionali del tabacco in particolare, oltre che i produttori indipendenti di sigarette elettroniche con i liquidi, spuntano, non è assolutamente stato approvato né dall'OMS né tantomeno dalle società scientifiche premologiche europee e mondiali.
perché rischia di essere anche questo una falsa illusione per i fumatori. Però siccome io cerco, noi cerchiamo di trattarli in maniera matura, consapevole, noi all'Istituto Nazionale dei Tumori da un anno, a chi smette di fumare, diamo un diploma e uno spillino anche con un mozzicone dorato, piccolino, con un mozzicone spento e la scritta ex, e un diploma con la data di cessazione, perché è una data importante quella in cui si smette di fumare, e un anno è un periodo necessario e sufficiente per dire che una persona è diventato un ex fumatore. Noi questo lo diamo anche a chi ha smesso di fumare ma continua a usare le sigarette elettroniche coi liquidi, perché, come dicevo prima, le parole hanno un peso, quindi sono persone che nella maggior parte dei casi usano ancora le sigarette elettroniche con la nicotina e quindi sono rimaste dipendenti dalla nicotina ma non sono più fumatori. Ebbene, questo diploma e lo spillino noi a chi usa il tabacco riscaldato non lo possiamo dare, perché, come ho spiegato, si tratta di fumo, anche se è un fumo diverso, ma è sempre un fumo. Passiamo a vedere i risultati del sondaggio, così da commentare assieme le risposte. La maggior parte delle persone che ci stanno seguendo è convinta che effettivamente le sigarette elettroniche emettono un vapore, cioè una sostanza allo stato di gas. Lei ha nominato prima l'aerosol, quindi vogliamo fare chiarezza su che cosa emettono. Sì, questa è stata, mi sentite? Sì, è sì, stata sì, la capacità delle multinazionali del tabacco e di, perché le parole hanno un peso, e purtroppo c'è stato qualcuno anche tra i miei colleghi o tra anche gli esperti di comunicazione, i giornalisti, che hanno secondo me cavalcato un po' questo discorso delle sigarette senza fumo. Siccome le parole hanno un peso, e poi hanno un peso anche economico, di tassazione, secondo me non è assolutamente corretto considerare le sigarette col tabacco riscaldato come prodotti che non emettono fumo e quindi devono essere tassati come tutto il tabacco, ok? Secondo me anche se ci fosse, fosse masticato. Quindi, siccome poi alla base c'è l'economia e anche la consapevolezza di una persona che utilizza il prodotto dei danni che può dare per sé e per chi gli sta vicino, il fatto che tutti ritenga che le persone, la maggior parte mi dice, le persone ritengono che le sigarette elettroniche emettano solo vapore, questo mi preoccupa, perché vuol dire che sono stati molto bravi con l'influencer, con la battutina, con il titolo magari non uguale all'articolo, a far credere che tutte le sigarette elettroniche siano uguali e che le sigarette elettroniche emettano tutte vapore. Questo non è così. E comunque, secondo noi, il problema della tassazione è importante, perché questi prodotti che hanno anche risposto a un'esigenza che è di alcune persone di danneggiarsi meno, per altre magari anche di, purtroppo, di tornare a fumare dove era proibito da 15 anni, ma sono anche molto più remunerative per le multinazionali del tabacco, perché con la bassa tassazione che hanno guadagna molto di più il produttore rispetto alla sigaretta che ha l'accise del governo italiano. Certo, e rimanendo sempre in ambito di regolamentazione, un'altra risposta era: possono essere acquistate dai minori. Cosa dice la legge a questo proposito? Perché spesso probabilmente È stato proibito la vendita ai minori, l'uso nelle scuole e nei cortili anche da parte dei minori. Sappiamo tutti che i ragazzi, come diceva Marco Confalonieri, fumano e anche svapano, naturalmente un terzo di loro fuma, tutto ci mancava tranne che anche un'iniziazione tramite le sigarette elettroniche. C'è un tipo di sigaretta elettronica in particolare che è fatto come un pennino USB. Il metodo si chiama PodMod e ha fatto veramente un successo pazzesco in America. Uno studio pubblicato su New England l'anno scorso parla ormai del 25% degli adolescenti statunitensi nelle scuole superiori che usa queste sigarette elettroniche con i liquidi, che sono molto aromatiche, hanno vari gusti fruttati, quindi graditi. Ricordano un po' il chewing gum, e una cosa particolare di queste sigarette elettroniche,
e quindi non mi vengano a dire che le fanno fruttate a piccolini che ci stanno nello zainetto per far smettere di fumare i fumatori, no, fanno per far cominciare a fumare i ragazzi e usare quindi nicotina e poi magari così poter passare i prodotti a combustione o a tabacco riscaldato. Dicevo che contengono sali di nicotina e sali di nicotina hanno un reuptake a livello dell'organismo 4 volte superiore addirittura a quello delle sigarette tradizionali, quindi danno una dipendenza pazzesca e quindi sono fatte ad hoc, fanno poco vapore, però generano molta dipendenza, più questi additivi fruttati, aromatici che sinergizzano la capacità anche alla nicotina di dare dipendenza e purtroppo quindi rischiano, come sta succedendo, è successo in America anche da qualche tempo in Italia, di generare una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina. Certo, poi un'altra risposta molto quotata era che effettivamente sono utili per smettere di fumare per molti fumatori. Lei stesso ha detto che a chi le usa e ha smesso di fumare effettivamente viene dato il patentino di ex fumatore. Rispetto ad altri incentivi per smettere di fumare, tipo i cerotti e la nicotina, come si posizionano? Sono più efficaci? Allora, le sigarette elettroniche in questo momento non sono contemplate nelle linee guida della cosiddetta smoking cessation. Ci sono già dei prodotti farmacologici di provata efficacia che hanno studi randomizzati e anche meta-analisi successive che hanno dimostrato efficacia anche a lungo termine di anni che le sigarette elettroniche non hanno. Ma il motivo principale per cui noi non amiamo incoraggiare l'uso delle sigarette elettroniche con i liquidi, per non parlare delle altre, proprio non le considero proprio, ma diciamo quelle con i liquidi, è perché danno molta più dipendenza, sicuramente dei cerotti, ma anche di variclina, di citisina e di bupropione, che sono prodotti farmacologici che sono assumibili sotto ricetta medica e che vanno assunti per alcuni mesi e non danno quasi mai dipendenza. Gli unici prodotti che tendono a dare un po' di dipendenza, ma non spesso, sono le gomme, le caramelle, gli inalatori a base di nicotina, ma comunque non in percentuale così elevata come le sigarette elettroniche. Cioè chi usa la sigaretta elettronica nella maggior parte dei casi continua a usarla e continua a usarla con nicotina. Ma il motivo principale per cui gli studi finora sulla smoking cessation con le sigarette elettroniche e con i liquidi sono falliti o hanno dato risultati non positivi è che la maggior parte, nel 70% dei casi, crei dei cosiddetti fumatori duali, cioè gente che continua a fumare qualche sigaretta classica più svapa, quindi uno e l'altro. E questo alla lunga, prima di tutto, non fa bene a loro né a chi sta vicino a loro, ma alla lunga tende spesso a portare uno sfinimento di questa competizione, di questo confronto tra i due modi di fumare e di svapare, e tende alla fine a vincere la sigaretta convenzionale perché è quella che è più capace di dare picchi di nicotinemia e quindi anche di generare o mantenere o riattivare la dipendenza. Marco Confalonieri, voi in ospedale cosa dite alle persone che vogliono smettere di fumare? Chiaramente vi chiederanno, ma posso fumare la sigaretta elettronica? Dottore, cosa mi consiglia? Ma veramente nessuno ci dice questo, però nel senso che la sigaretta elettronica viene considerata anche da fumatori una possibilità per poter smettere di fumare in una minima parte dei casi, anche perché chi è veramente dipendente dal fumo, come diceva prima Boffi, al massimo si può convincere, come sono le sigarette a basso contenuto di nicotina, di avere meno danno con sigarette a basso contenuto di nicotina piuttosto che alternando la sigaretta elettronica, ma non è legato il discorso della sigaretta elettronica nel paziente fumatore allo smettere di fumare. Certamente si tratta di aiutare la persona a capire
il livello di, ma adesso di queste cose poi Boffi è molto più esperto di me, noi lo facciamo ovviamente come counseling quotidiano, ma dobbiamo capire qual è il livello di dipendenza. Ci sono alcuni livelli di dipendenza che richiedono un approccio dal punto di vista psicologico di gruppo o singolo e quindi sono al di fuori della portata dello specialista pneumologo. In altri casi ovviamente noi possiamo favorire, ecco, una sana e decisa volontà di smettere di fumare, possibilmente non consigliando altri tipi di fumo, perché diciamo, se parte dal medico poi dopo la cosa risulta poco credibile. Il problema è che nella dipendenza ci sono diversi elementi. La sigaretta elettronica piuttosto che altri tipi di sigaretta potrebbero dare meno piacere a un fumatore veramente dipendente, ma mantengono alcune abitudini come la dipendenza alla gestualità e quindi se fatto per un breve periodo di tempo dare una piccola stampella in una persona molto decisa in questo. Però se c'è una forte dipendenza io ritengo che bisogna avere un approccio un pochettino più radicale e sia difficile, ecco, che possa essere considerato da solo un mezzo per poi arrivare a smettere, come del resto non è un mezzo per arrivare a smettere ridurre il numero di sigarette senza porsi un termine, per cui dopo alla fine ci sono semplicemente delle fluttuazioni della quantità quotidiana, ma non c'è una cessazione vera e propria. Ma chiaro che non c'è meglio non fumare, questo lo sappiamo tutti e siamo tutti d'accordo, ma esiste un numero minimo di sigarette o di sigarette elettroniche per cui il rischio può essere considerato trascurabile? Ci sono tante persone che dicono sì, ma io ne fumo solo due al giorno, tre al giorno. Faccio entrambi questa domanda. Il rischio zero. Comincio io? Sì, comincio tu, dai. No, Marco, dai, Bobby, vai. Scusami. Vai. No, allora, non esiste la modica quantità e non solo. Studi recenti hanno dimostrato che fanno più male poche sigarette per tanti anni che tante sigarette per pochi anni. Quindi l'unità di misura che noi abbiamo utilizzato sempre anche negli studi epidemiologici e negli screening per selezionare i pazienti più a rischio, con pazienti poi con da monitorare con l'attacca spirale, con i test genetici, i cosiddetti mRNA e microRNA, è sempre stata considerata gli anni che si è fumato un pacchetto al giorno, i cosiddetti pack years. In realtà è stato visto che sia in termini di rischio di tumore del polmone che anche cardiovascolare e tramite anche un marcatore semplice, poco specifico, che è la PCR, cioè la proteina ciliattiva, cioè vedere gli anni che ci vogliono quando si smette di fumare per abbassare mediamente il livello di PCR, quindi di infiammazione nel sangue, fa molto più fatica ad abbassare la PCR, quindi a curare l'infiammazione che si è generata nel nostro corpo. Chi ha fumato per poche sigarette per tanti anni, cioè 10 sigarette al giorno per 40 anni, per intenderci, rispetto a chi ha fumato 40 sigarette al giorno per 10 anni. Quindi è la durata che fa veramente la differenza. Quindi fumare poche sigarette al giorno, anche in termini di recupero della capacità respiratoria, altro studio mi pare che è uscito nel 2019, correlando la spirometria, cioè il FEV1, la capacità del respiro dei polmoni in chi smette di fumare dopo poche sigarette per tanti anni e tante sigarette per pochi anni, è stato visto che chi fuma per tanti anni, anche poche al giorno, fa più fatica a recuperare. Questo probabilmente anche perché uno studio che abbiamo fatto tanti anni fa insieme all'Imperial College con Peter Barnes, il mio, purtroppo che non c'è più, carissimo amico Giovanni Invernizzi, era il primo nome, aveva studiato la cosiddetta deposition fraction, cioè la capacità di filtro dei polmoni straordinaria, che ha benissimo descritto il professor Confalonieri prima. Ecco, questa capacità di filtrazione dei polmoni è tale per cui la prima sigaretta,
quella che si fuma al mattino dopo una notte che non si è fumato, ha un filtro maggiore e quindi fa più male, non solo perché magari ce la gustiamo di più, perché viviamo tutte le mattine una piccola sindrome di astinenza, la prima sigaretta è quella più importante per il forte fumatore, ma anche perché viene più assorbita. E questo spiega probabilmente perché così poche sigarette fanno male, perché vengono assorbite di più. E questo spiega probabilmente anche perché il fumo passivo fa così male ai non fumatori, perché hanno un polmone più pulito e quindi con una migliore capacità di filtro. Marco Confalonieri voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo solamente dire la frase che dicono molti: mio nonno è vissuto fino a 90 e più anni continuando a fumare. Benissimo, ma ci sono tante persone che sono vissute lavorando in ambienti saturi di asbesto, amianto, e non si sono ammalati. Ci sono altresì persone che sono state in mezzo al virus, coronavirus del Covid, con tanti vicini, parenti che si sono ammalati gravemente e loro non si sono ammalati. Questo non vuol dire che il coronavirus non faccia male. Questo non vuol dire che l'amianto, l'asbesto non faccia male. Ovviamente possiamo anche tirare la monetina e dire: io so che fa male, ma a me andrà bene. Ma non può essere, diciamo, dal punto di vista della medicina, dire sì, provaci. Noi dobbiamo dire le cose come stanno. Ovviamente ci può essere il singolo a cui va bene, ma diciamo ci sono tanti, troppi direi, che prendendo delle sostanze che comunque hanno un effetto dannoso molteplice, poi dopo ne risentono, se non nell'immediato, dopo anni di abitudine, per cui dobbiamo comunque mettere allerta di questo tipo di problema. Certo, qui è il problema di cui parleremo adesso con Giancarlo Sturloni, che probabilmente la storia del singolo che appunto ha sempre fumato e non si è ammalato fa più presa sul pubblico rispetto a numeri e statistiche. Proprio di questi problemi parleremo assieme a Giancarlo Sturloni, che però introduciamo con un altro sondaggio in cui cerchiamo di capire come si sono evolute le campagne che hanno da un lato promosso l'utilizzo delle sigarette e poi tutte le campagne antifumo. Per cui la prima domanda su Slido è: che cosa hanno fatto i produttori di tabacco storicamente per promuovere l'utilizzo delle sigarette? Vi chiediamo di segnare quella risposta che secondo voi è falsa in questo caso, quindi quello che non hanno fatto in realtà. E vedete che tra le opzioni ci sono pagare i DVD Hollywood per fumare nei film, quindi dare delle immagini convincenti, pagare scienziati compiacenti per seminare dubbi, sovvenzionare i giornali per non avere degli articoli che remino contro, o inserire un filtro chimico per impedire ai fumatori di smettere. E intanto che aspettiamo i risultati, Giancarlo, parliamo un po' del concetto di rischio associato alla nostra salute. Cosa vuol dire esattamente essere un comunicatore del rischio? Ma la comunicazione del rischio ha un obiettivo molto chiaro, cioè quello di salvare più vite umane possibili di fronte a una minaccia per la salute o per l'ambiente. In che modo? Cercando innanzitutto di favorire uno scambio di informazioni sul rischio. E queste informazioni però hanno a loro volta un obiettivo, quello di modificare le abitudini dannose o quello di insegnare alle persone come comportarsi di fronte a una minaccia, in modo tale da poter preservare la propria sicurezza. Quindi sono strategie che possono essere anche piuttosto sofisticate, perché non esiste un pubblico generico, ma gruppi di persone hanno atteggiamenti diversi rispetto al rischio, e quindi occorre sempre trovare il messaggio giusto per un gruppo del pubblico, che può essere, questi messaggi quindi possono essere anche molto diversificati a seconda dei contesti, e questo è il lavoro del comunicatore del rischio. Quindi possiamo guardare i risultati del sondaggio, vedere cosa dicono le persone, e questo ci consentirà di commentare assieme un po' come si è deciso di parlare di fumo nel corso degli anni. La maggior parte delle persone dice che effettivamente non hanno mai inserito un filtro chimico per impedire ai fumatori di smettere, mentre invece hanno pagato scienziati, pagato gli influencer dei social, pagato i DVD Hollywood per dare delle immagini accattivanti. È vero tutto ciò?
Sì, è vero, lo possiamo anche ripercorrere insieme. Credo che valga la pena vedere le strategie che sono state adottate nel passato dalle multinazionali del tabacco per favorire, diciamo, la diffusione del tabagismo, perché poi alla fine sono anche quelle che vengono utilizzate ancora oggi per le sigarette elettroniche sotto un'altra veste, ma è sempre istruttivo capire in che modo, in qualche modo ci fregano, e quindi insomma, perché qui è questo, non lo posso dire molto diversamente. E allora guardiamolo, vediamo se riesco a condividere le slide. Vi faccio vedere anche qualche immagine perché vale la pena. Allora, credo che, diciamo, il concetto sia abbastanza semplice, lo sappiamo da tempo che il fumo fa male, perciò quello che hanno cercato di fare è nasconderci tutto questo in vari modi e allo stesso tempo incentivare l'uso delle sigarette anzitutto utilizzando i divi del cinema e quindi facendo vedere già negli anni 30, già negli anni 50, fumare questi divi nei film pagandoli anche profumatamente, era un'entrata piuttosto importante dei loro stipendi. E questo perché? Perché diciamo così, il primo passaggio che in genere si fa per introdurre qualcosa di nuovo sul mercato è far vedere che è qualcosa che piace alle persone importanti, alle persone che hanno un certo status symbol in qualche modo, no? Quindi questo è sempre un po' il primo passaggio che viene utilizzato. Poi si cercano attraverso questa prima apertura di allargare i mercati. In quel caso negli anni 30, negli anni 50, in questo primo periodo, il fumo era percepito ancora come una cosa da uomini. Perciò uno dei primi obiettivi è stato quello di far fumare anche l'altra metà del cielo, cioè le donne, e mostrare che il fumo poteva essere anche una cosa non disdicevole per le ragazze e per le signore. E anche qui, diciamo, l'utilizzo di divi del cinema è stato uno dei primi strumenti, perché erano, diciamo, il grande nuovo mass media glamour dell'epoca, perciò questo era chiaramente un cavallo di Troia molto utile e molto potente. E poi però, come avete anche risposto correttamente nel sondaggio, bisognava non solo fare sì che il fumo fosse qualcosa di glamour, qualcosa di cool per le persone famose, ricche e importanti, ma diciamo per tutti. Perciò anche pubblicità rivolte al pubblico più generale, magari utilizzando anche dei testimonial come abbiamo detto prima, quando riguarda la salute, nel momento in cui parlano sono credibili. I medici sono stati utilizzati ampiamente per fare pubblicità alle sigarette, per mostrare quanto fosse normale, quanto fosse un qualche cosa che tutti potevano fare, fumare. Poi si sono spinti anche più in là, hanno pagato medici importanti, pagato luminari, pagato, loro li chiamavano camici bianchi, questo anche già fino agli anni 80, intendo, quando è arrivato soprattutto il concetto dimostrato di fumo passivo, cioè quando la scienza ha dimostrato che anche il fumo passivo faceva male, allora che cosa si è fatto? Si sono pagati degli scienziati per diffondere dubbi, per dire: ma siamo così sicuri che fa male, questi studi sono così solidi, non è che forse ci stiamo sbagliando. Questa è una storia che è stata ben raccontata in questo libro Mercanti di Dubbi, con una strategia che oggi abbiamo rivisto in tempi più recenti, abbiamo rivisto sui cambiamenti climatici. È stata fatta la stessa cosa, si sono pagati scienziati compiacenti per seminare dubbi sul fatto che effettivamente i cambiamenti climatici ci siano opera delle attività umane e così sia. Sono tecniche, diciamo, piuttosto consolidate, e sono tecniche che purtroppo funzionano. Nella migliore delle ipotesi ti fanno guadagnare tempo, cioè altri anni in cui si mette in dubbio che effettivamente anche il fumo passivo è un problema, anche il fumo passivo fa male. Però d'altra parte ci sono state anche un sacco di campagne antifumo, sono state altrettanto efficaci. Come si sono evolute queste campagne nel tempo?
Le campagne antifumo hanno dovuto, come spesso succede, insomma, quando le campagne di promozione della salute inseguono un po', purtroppo, no? Arrivano sempre un po' dopo, necessariamente, e abbiamo dovuto imparare che non bastava dire che il fumo fa male, perché Marlboro Man, che è il personaggio utilizzato da una delle più importanti, da uno dei più importanti produttori di tabacco, lo sa già e se ne frega perché è libero. Questa era, diciamo, la storia che è stata a lungo raccontata, no? Io sono libero, indipendente, fumo, me ne frego anche se fa male. E quindi, diciamo, attenzione, questo vuol dire che hai bisogno di strategie più sofisticate, hai bisogno di mostrare come il problema non riguarda solo te, ma anche le persone che ti stanno intorno. Quando è arrivato il fumo passivo, Marlboro Man ha dovuto fare il conto che sì, il fumo passivo gli può uccidere il cavallo in mezzo al deserto e lui rimane a piedi, perciò la sua libertà viene meno, perché il problema non riguarda soltanto lui, ma anche, cioè, anche chi gli sta intorno, anche chi le persone vogliono, anche le persone a cui vuoi bene. Questa è una pubblicità shock molto forte. Non so se lo vedete bene in sala, c'è una bambina con un'aureola di fumo e c'è scritto: i bambini dei genitori che fumano vanno prima in paradiso. Queste sono pubblicità che sono arrivate quando appunto il fumo passivo è diventato una certezza, e il fatto che facesse male, e quindi hai cercato di responsabilizzare le persone non solo verso la propria salute, ma anche verso la salute dei propri cari. È chiaro che queste sono pubblicità, insomma, anche un po' discutibili, no? Sono un po' forti, quindi possiamo anche discutere su quanto poi, diciamo, queste campagne shock sono così efficaci, ma certamente ti hanno permesso di spostare anche il discorso della libertà presunta che qualcuno ha, che poi è molto relativa, sulla anche le responsabilità che uno ha verso gli altri, che le persone hanno verso gli altri. Questa è una pubblicità, un altro tipo di pubblicità shock rivolta ai giovani, che invece mette in discussione, questa è francese, queste non le vedrete in Italia perché noi non amiamo le pubblicità così forti, in cui c'è scritto che fumare ti rende schiavo del tabacco. Qui, diciamo, la multinazionale è rappresentata con questa imposizione, no, di un adulto in giacca e cravatta o in camicia che in qualche modo impone. Perché questo? Perché in realtà è vero, in realtà il fumo crea dipendenza, in realtà il fumo è qualcosa che fa guadagnare le multinazionali del tabacco e che ti rende schiavo in definitiva. Perciò tutta questa libertà che insegue, che inseguono, siamo tutti stati adolescenti, no? E, diciamo, è qualcosa che un adolescente insegue. La sigaretta può essere vista da un adolescente come un segno di emancipazione, in realtà invece ti rende schiavo di qualcun altro, ti rende schiavo di una multinazionale del tabacco. E invece sulle nuove generazioni di sigarette, sulle sigarette elettroniche, c'è anche dietro una strategia di marketing per farci percepire una riduzione del danno, una riduzione del rischio, una riduzione di emissione di sostanze, come, cioè, passare da un dato concreto, come mi ha ripreso prima giustamente il dottor Boffi quando mi sono così permessa di concludere: riduzione di emissione di sostanze uguale riduzione del rischio. Sì, ora, diciamo, questo è cosa fa, diciamo, un'azienda quando ha saturato un mercato, quando si trova in difficoltà perché il suo prodotto non è più ben visto? Beh, crea un'alternativa che non sostituisce mai quella precedente, ma l'affianca, e in questo caso, diciamo, abbiamo di fronte a noi le sigarette elettroniche, che hanno questa strategia di normalizzazione, come viene chiamata da chi analizza questi tipi di campagne pubblicitarie, che è quella della presunta riduzione del danno, che, come abbiamo visto, insomma, non è affatto dimostrata, no? Però è così che in qualche modo si cerca di rendere normale di nuovo un qualche cosa che, insomma, così normale poi non è, cioè quello di esporsi a un rischio che fa soltanto in Italia 200 vittime al giorno, che è qualcosa di, secondo me, straordinariamente anormale. E devo anche dire che, insomma, nonostante tutte queste pubblicità come questa che vengono utilizzate per dimostrare un'attenzione al problema, per dimostrare che che si mette a disposizione la ricerca scientifica per ridurre i danni del tabagismo,
A dire il vero, quando si vanno a vedere i bilanci di queste aziende, spendono molto più in comunicazione per convincerci di questa cosa che non in ricerca scientifica per davvero ridurre il danno. Perciò, francamente, diciamo, anche in questo caso bisogna stare molto attenti, perché le sfumature sono importanti, come diceva prima. E poi le strategie sono sempre le stesse in un'altra veste. Se una volta si utilizzavano i DVD Hollywood, oggi si utilizzano le serie TV, in particolare quelle di Netflix, sono state analizzate e si è visto come alcune di queste serie TV abbiano un'esposizione incredibile di scene in cui i protagonisti fumano, rendendo di nuovo normale da un lato il fumo, dall'altro avvicinando il mercato dei più giovani, che è un mercato essenziale per le multinazionali del tabacco. Stranger Things, che è una delle serie più fortunate, nella seconda stagione ha visto comparire il fumo in 262 scene, qui ce n'è una delle poche volutamente presa in cui il fumo non c'è, ma se ci fate caso è molto presente, e questo non è un caso. Questo è un modo per avvicinare i giovani al fumo e dicevo, è molto importante per un motivo molto semplice, che purtroppo i fumatori muoiono, perciò le multinazionali del tabacco, se vogliono continuare ad avere i loro profitti, devono avvicinare sempre nuovi consumatori, nuovi clienti, a partire dai giovani. E come fanno? Oggi utilizzano moltissimo anche gli influencer. Guarda, alcune di queste cose poi sono legali in certi paesi, in altri no, in altri sono state legali in certi momenti, in altri meno, sono cose che cambiano continuamente, ma ogni volta che c'è uno spiraglio più o meno esplicito, più o meno lecito, ci si prova, e gli influencer sono un qualche cosa che viene utilizzato di nuovo, difficile, molto più difficile da controllare che un film o una televisione, peraltro, insomma, da molti punti di vista, per avvicinare soprattutto i più giovani, per normalizzare e di nuovo per fare sì che le sigarette elettroniche diventino il nuovo cavallo di Troia, come di fatto in buona misura già sono riusciti a fare. Devo dire che insomma non sempre diciamo sono bugie esplicite. Questo è un film che vi consiglio, in cui si mostra come appunto vengono utilizzati i comunicatori di professione per riuscire a fare passare messaggi in modo più o meno subdolo, ma che certamente alla fine non sono certamente la realtà, non sono certamente quello che la scienza sa, ma cercano sempre in qualche modo di filtrare questa verità, di farne arrivare una che possa essere un po' più accettabile, che in fondo il fumo è normale, che in fondo il fumo è anche glamour, che in fondo il fumo è qualcosa che può interessare anche a te. E questo purtroppo, devo dire, funziona molto bene e certamente diciamo è uno dei motivi, la comunicazione è uno dei motivi, una delle spese più importanti di queste multinazionali per riuscire a continuare ad avere il loro guadagno, il loro business. Ma quindi forse più che un problema di comunicazione è un problema di percezione del rischio, perché penso che tutti quanti sappiamo che fumare fa male, che fa venire la BPCO, fa venire l'enfisema, fa venire il tumore dei polmoni, però di fatto le persone che continuano a fumare sono tante. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cambiare la strategia di comunicare il rischio, oppure dobbiamo cercare in qualche maniera per cui il rischio venga percepito in maniera differente per poter poi mettere in atto delle strategie efficaci? Allora, le percezioni del rischio sono in parte dovute a fattori innati e in parte invece diciamo, sono l'effetto di una comunicazione, perciò la comunicazione che fanno le multinazionali del tabacco serve esattamente a cambiare la percezione di un rischio o a imporre una certa percezione del rischio, così come la comunicazione che può fare un'istituzione pubblica in difesa della salute delle persone dovrebbe servire a riequilibrare questa percezione del rischio. Si può fare. Il motivo per cui noi accettiamo il fumo è molteplice, ci sono vari motivi per cui queste sono pubblicità
moderne, no? Moderne, contemporanee delle sigarette elettroniche. Come vedete, in realtà sono molto simili a quelle che uno poteva vedere quando la Marlboro negli anni 70-80 pubblicizzava le sigarette tradizionali, e si basano sempre su una serie di fattori che riguardano la percezione del rischio. Il primo è che sanno perfettamente che noi reagiamo ai rischi, ai danni imminenti, alle minacce imminenti, mentre sulle minacce a lungo termine siamo invece molto meno attenti, questo ce ne accorgiamo anche banalmente guardando a come abbiamo reagito ai rischi di una pandemia che si è sviluppata nell'arco di poche settimane, mentre siamo sicuramente meno attenti alla questione dei cambiamenti climatici, no? Siamo fatti così per motivi evoluzionistici, reagiamo all'incendio della foresta, non ai cambiamenti climatici, reagiamo all'attacco di una tigre più facilmente che non immaginando gli effetti a lungo termine del fumo. Questa nostra percezione del rischio, diciamo, ha un motivo, funziona, ci ha portato fino qua, siamo sopravvissuti a tante minacce, ma oggi, vivendo anche più a lungo, in realtà abbiamo necessità di modulare questa percezione del rischio, di capire quanto sia a volte il nostro istinto inadeguato rispetto a questo tipo di minacce. L'altra cosa su cui si basa tutto quanto è la familiarità. Più ci rendono familiare il fatto che fumare sia una cosa normale, tantomeno noi vediamo i rischi. I rischi che ci sembrano più familiari, qui come andare in macchina, qua c'è un bel esempio, no? Molte persone hanno paura, alcune persone hanno paura di andare in aereo, e queste stesse persone non temono l'automobile. Perché? Perché l'aereo è tutto sommato più recente, sta diventando familiare, ma non lo è quanto l'automobile, no? E questo è legato proprio, diciamo, quanto più qualche cosa ci è familiare, quantomeno noi lo percepiamo come un rischio. L'influenza stagionale, che pure fa tanto vittime e che non è paragonabile naturalmente al Covid, che è un virus molto più aggressivo purtroppo, però all'inizio, no, c'era sempre questo paragone, beh, ma è come un'influenza, perché l'influenza, pure se fa tanti morti, non ce ne accorgiamo più, arriva tutti gli anni, e quindi questa familiarità viene sfruttata. L'altro aspetto è che in fondo siamo liberi di fumare, liberi di smettere quando ci pare. E questo è forse il grimaldello più, qui è proprio preso esplicitamente, no? Riprenditi la tua libertà, c'è scritto nella prima di questa pubblicità. E col cavolo però, perché purtroppo nel fumo crea dipendenza, quindi questa libertà è davvero presunta. Uscire da questa dipendenza è difficile, come il dottor Boffi sa benissimo, no? Quanta difficoltà, cioè, si può fare, ma è un percorso difficile, ed è su questo che si può giocare, no? Da un lato uno crede di essere libero quando non lo è, dall'altro davvero puoi smettere quando si vuole, non è così facile. Eppure, diciamo, su questa idea di libertà, che una falsa idea, ci fregano. E ritornando per concludere al concetto di prima, cioè che le storie affascinano molto di più rispetto a numeri e statistiche, ci consigli una storia, un aneddoto, qualcosa da raccontare ai ragazzi per convincerli a non fumare o a smettere? Ma come dicevo prima, non è così semplice immaginare di avere uno singolo messaggio, una singola storia che vada bene per tutti. Posso confermare che le storie sono più efficaci delle statistiche. Io conosco anche oncologi che fumano, conosco anche cardiologi che fumano e che conoscono benissimo le statistiche, e diciamo, non è dicendo che ci sono 200 morti al giorno che qualcuno oggi in sala credo smetterà di fumare. È importante saperlo, perché sulla base di questo noi dobbiamo attuare delle politiche pubbliche. È importante dare una dimensione a un problema che è una dimensione enorme, secondo me, dal punto di vista sanitario. Ma diciamo così, io posso soltanto raccontare la mia storia personale. Come tutti i ragazzini, anch'io avevo cominciato a fumare, suonavo in una band, un gruppo musicale che all'epoca girava anche l'Italia, insomma, quindi ero esposto continuamente a locali pieni di fumo, a un furgone pieno di strumenti musicali ma anche pieno di fumo. Quello che ha funzionato su di me è, a un certo momento, capire quanto alla fine, ogni volta che mi accendevo una sigaretta, una multinazionale statunitense guadagnava su quel mio danneggiarmi da solo. Questo per me era una cosa molto fastidiosa, perché non amo essere preso in giro, no?
quando mi sono reso conto che mi stavano prendendo per i fondelli, questa cosa mi ha dato fastidio. È lo stesso motivo per cui io sono un ambientalista, è lo stesso motivo per cui mi dà fastidio quando, diciamo, una compagnia petrolifera fa soldi distruggendo il pianeta. Sono anche cose legate, perché alla fine pure, diciamo, le sigarette inquinano, come è stato ricordato. Ma queste sono cose che funzionano su di me, hanno funzionato su di me, perché francamente non mi piace essere preso in giro, credo che non piaccia a nessuno. Quando racconto una storia a qualcuno devo capire chi ho di fronte, quindi non posso in questo caso fare altro che raccontare la storia mia, la storia di un ragazzo che a un certo punto, pur immerso in questa nuvola di fumo, ha detto: senti, io non ho voglia di farmi fregare da questi qui, e quindi a un certo punto ha smesso. Grazie Giancarlo, adesso vediamo se qualcuno dei ragazzi da casa ha voglia di raccontarci la propria storia. Chiedo anche alle persone in sala se ci sono delle domande, potete avvicinarvi, c'è un microfono qua, altrimenti vediamo se c'è qualcuno da casa. Sì, ci sono delle domande da casa. Allora, Veronica chiede, per quanto riguarda la sigaretta elettronica, se ci sono dei sintomi di astinenza da sigaretta elettronica. Professor Boffi, ci risponde lei. Sì, dicevo che le sigarette elettroniche possono essere senza o con nicotina quando funzionano con le cartucce e con i liquidi, oppure in quelle nuove generazioni col tabacco riscaldato sono tutte con la nicotina. Quindi parliamo di sigarette elettroniche con nicotina, i sintomi di astinenza più o meno, anche se magari un po' inferiori, ma l'aumento dell'appetito, il nervosismo, l'insonnia, la stitichezza, la depressione, sono gli stessi che possono venire chi smette di fumare le sigarette tradizionali. Per cui quando uno viene da noi al centro antifumo per liberarsi dalla dipendenza dalla nicotina, che sia anche quella delle sigarette elettroniche con i liquidi o delle IQOS o Glo, cioè di quelle con il tabacco riscaldato, noi gli proponiamo un percorso antifumo farmaco-psicologico di provata efficacia, come ho detto prima, come se stesse fumando le sigarette tradizionali. Una cosa che non ho ancora detto, ma ci tengo a dirla adesso, per quanto riguarda la smoking cessation, ma vale anche per la cessazione delle sigarette elettroniche, è che dall'autunno scorso AIFA ha concesso, e sono molto felice di questo, la totale rimborsabilità del principale farmaco antifumo, che è la varenicrina, che costa più di 300 euro, quindi non è poca passare da 300 euro a zero, a tutti i pazienti affetti da bronchite cronica ostruttiva, anche di grado lieve, o ai pazienti che hanno avuto eventi cardiovascolari. E questo non è un regalo, è una necessità, perché questi sono i pazienti, sia quelli cardiologici che quelli pneumologici, che hanno queste patologie croniche, che costano molto allo Stato in termini di farmaci, di esami e di ricoveri. Per cui il fatto che loro li aiutiamo a smettere di fumare con un farmaco di provata efficacia, che fa smettere di fumare a lungo termine il 40% delle persone che lo usano, è un vantaggio per tutto lo Stato, perché non è vero che il fumo rende allo Stato, renderà al Ministero delle Finanze tramite le accise, tramite le tasse, ma sono soldi che vanno in niente, in fumo appunto, perché vengono spesi dal Ministero della Salute in assistenza dei fumatori, per carità. Non sto dicendo che i fumatori non debbano essere assistiti, però non è vero che il fumo rende alle multinazionali del tabacco, ma non rende allo Stato. È reso alle multinazionali del tabacco anche durante il lockdown, guarda caso, sia nelle macchinette che in tabaccheria, con le code fuori dalle tabaccherie, con la gente che abbassava le mascherine per fumare, quindi alla faccia delle droplets a pochi metri di distanza, perché ovviamente non si può fumare con sulla mascherina, è stato considerato un genere di prima necessità. Quindi le multinazionali del tabacco, per fortuna loro, sono state tra le poche aziende che non hanno avuto un minimo di perdita, anzi, durante il lockdown. Grazie. Un'altra domanda. Fabio chiede se le sigarette elettroniche, che siano liquide o a tabacco riscaldato, sono proibite nei luoghi chiusi e se no, perché? No, non sono proibite. È una nostra
battaglia. Se potete fare vedere un'ultima slide delle tre che vi ho mandato, con le cinque proposte contro il fumo che un pool di esperti, tra cui il professor Garattino e altri, ha presentato al Parlamento europeo già nel dicembre 2018, e purtroppo queste cinque semplici richieste finora sono state totalmente inevase. C'è l'aumento degli spazi liberi dal fumo, e quando intendiamo aumento degli spazi liberi dal fumo, intendiamo il fumo passivo outdoor, come nelle spiagge, negli stadi, nei parchi, ma anche il fumo del tabacco riscaldato e anche del vapore indoor, perché ci sembra assurdo che queste sostanze, cioè l'aerosol delle sigarette elettroniche con i liquidi e il fumo freddo di quelle col tabacco riscaldato, che vi ho mostrato non essere affatto innocue, cioè capaci di generare sostanze anche cancerogene come il black carbon e come la formaldeide, possa essere usato, possa essere liberato nei bar, nei ristoranti o addirittura negli ospedali. L'altra cosa importante è l'aumento del prezzo delle sigarette, ma significativo, di almeno un euro, meglio secondo le cosiddette tasse di scopo, cioè mirato questo aumento al sostegno ai fumatori, mirato al sostegno alla ricerca. E per quanto riguarda appunto i percorsi contro il tabagismo, vi ho detto della rimborsabilità dei farmaci, che secondo noi potrebbe e dovrebbe essere ampliata ad altre categorie, ad esempio i pazienti oncologici, perché un quinto dei pazienti oncologici, anche dopo la diagnosi di cancro, continua a fumare, e questo rischia di vanificare terapie, quelle per i tumori, ad esempio le cosiddette target therapy, che adesso riescono a raggiungere, ad esempio in un big killer come il tumore del polmone, una cronicizzazione di questi tumori in un terzo dei casi inoperabili, una cosa impensabile fino a qualche anno fa. Ed è veramente un peccato che queste persone, se continuano a fumare, muoiano di problemi cardiovascolari o autoimmuni o metabolici, perché il resto dell'organismo naturalmente continua a essere danneggiato dal fumo. E poi un quinto, ma ultimo punto secondo noi fondamentale, il sostegno alla ricerca indipendente, per quello che ci hanno insegnato i persuasori occulti, come quello che ha fatto vedere Giancarlo di Thank You for Smoking, è che quello che è fondamentale del messaggio pubblicitario e delle campagne educational, tipo pubblicità progresso, è l'autorevolezza e la credibilità della fonte. Se la fonte non è indipendente, uno studio perde già di per sé credibilità, e questo soprattutto sui ragazzi ha un grosso impatto. Quindi è importante, si fa presto a dire i ragazzi fumano tanto, è vero, ma quanto sono aiutati, quanto sono informati nel capire che sono vittime di un gioco sporco? Quindi chi va nelle scuole è meglio che ci vada preparato e informato e aggiornato, se no è meglio che non ci vada proprio, e che la scuola si faccia autrice di veri messaggi e percorsi di prevenzione, non solo facendo la lezione frontale di un'ora, che purtroppo lascia il tempo che trova ed è stato dimostrato non avere alcun impatto poi sulle scelte dei ragazzi. Siamo d'accordo, anche su questo appunto stiamo un po' lavorando per proporre dei discussion game nelle scuole, certo, per far discutere i ragazzi. Abbiamo ancora una domanda. E poi in conclusione. Riguardo sempre le sigarette elettroniche, se provocano dei rifiuti difficili da smaltire e se quindi in termini ambientali possono essere meglio o peggio delle sigarette tradizionali. Forse Giancarlo ci puoi parlare tu di questo, visto che ti occupi anche di rischi ambientali. Sì, non so, forse credo che più il professor Boffi possa dare una risposta precisa. Quello che sappiamo è che le sigarette tradizionali, sicuramente, su questo in realtà la mia fonte è proprio Boffi, per cui poi glielo rimando, nel senso che sappiamo che per esempio in una fermata dell'autobus inquinano più del camion che ti passa davanti, perché diciamo, se guardi chiaro l'intera atmosfera, può essere un contributo che sembra poco, ma siccome poi tu magari ci stai proprio di fianco al fumatore, e invece no, l'inquinamento diventa importante. Poi c'è tutto l'inquinamento dei mozziconi,
che francamente sono uno dei rifiuti che sulle spiagge si trova di più e sono pieni di sostanze tossiche. Ci sono 400 sostanze tossiche, se non mi ricordo male, dentro una sigaretta, che vengono prodotte, una sigaretta tradizionale. Quindi stiamo parlando veramente di, in miniatura, di una piccola fabbrica di sostanze tossiche che noi ci mettiamo in bocca, ci teniamo fra le dita e respiriamo. Su quello dell'elettronica non saprei dire, ma certamente pure lì, diciamo, dal mio punto di vista è un enorme business su un qualche cosa che poi alla fine a che cosa serve, cioè a che cosa ci serve poi davvero, diciamo, tutto questo. Questa è una domanda che forse uno si dovrebbe anche fare, perché sembra così naturale, come dicevamo prima, il gesto di fumare, no? Ma portarci alla bocca questo oggetto, che cosa ci dà poi in più? Non ci serve né per mangiare né per bere, né, non so francamente adesso dire invece quale tipo di inquinamento può dare, ma di nuovo stiamo parlando di un numero incredibile di oggetti che vengono prodotti, dispersi nell'ambiente in molti casi, e di nuovo, insomma, che producono, come dicevamo prima, non certo un aerosol senza sostanze dannose dentro. Perciò parliamo di inquinamento anzitutto dei nostri polmoni, ma un inquinamento che va ben al di là dei nostri polmoni. Grazie Giancarlo, concluderei con una storia di Marco Confalonieri, che mi ha bisbigliato che lui una storia ce l'ha da raccontarci per convincere i nostri amici a smettere. È la storia che, della mia esperienza con un mio caro amico con cui abbiamo passato bellissimi momenti in gioventù, che si chiama Ugo, e siamo partiti, avevamo 16-17 anni, siamo partiti da Piacenza in bicicletta a Venezia, e varie tappe. Lui è un fumatore, ma diciamo, allora io non avevo neanche in testa di fare il medico. A un certo punto ci troviamo di ritorno da Venezia, tutti contenti, abbiamo fatto una tappa abbastanza lunga, ma piacevole, e lui aveva evidentemente, si era distratto nel pedalare. Arriva a una certa ora e lo vedo disperato, praticamente guardava dappertutto e ho capito che cercava un posto dove prendere delle sigarette. Fermava le persone per strada e io ho iniziato a prenderlo in giro. Non l'avessi mai fatto. Mi si è rivoltato contro, come non fa, come normalmente. Questo si chiama craving, questo si chiama, diciamo, una dipendenza forte. Lui non aveva calcolato, perché ovviamente di solito tornava a casa, trovava sigarette dappertutto. In quel caso non ne aveva, aveva finito la sua scorta ed era letteralmente disperato come non l'avevo mai visto. 35 anni dopo, o 40 adesso, non so, brutto, polmonite, infezione, e lui viene, ovviamente aveva già una malattia che si chiama BPCO, nonostante diciamo avesse 54-55 anni, si trova intubato, ventilato, vede in faccia la realtà di quello che è stato anche il fumo. Non vi dico la sua reazione dopo, quando finalmente ha ripreso a rigustare la vita nei confronti della sigaretta, buttato via tutto quello che aveva in tutti gli spigoli di casa, e la moglie, che diciamo l'aveva per anni invitato a smettere, non doveva neanche più aprire bocca, perché effettivamente non lo doveva aprire neanche quando fumava, perché ovviamente non voleva sentire dire di smettere, è diventato un'avversione totale. Però questo per dire, è una storia di quello che succede normalmente. A volte dobbiamo toccare con mano, scottarci la mano, e allora capiamo. Beh, come dicevamo prima, no? il rischio imminente. Ci fa reagire. Ecco, volevo chiedere lontano, anche per finire, al dottor Boffi se specifica, non è che lo Stato dà le sovvenzioni per la varichina, non si era capito bene, puoi dire anche il nome commerciale se vuoi, ecco. Vareniclina, il nome, possiamo dirlo, perché tanto non c'è un concorrente, la vareniclina è solo il Champix. Allora, la vareniclina viene fornita dai centri antifumo, quindi noi lo diamo col FAILF, quindi tramite la nostra farmacia ospedaliera noi facciamo il piano terapeutico per 3 mesi, e quindi il paziente ogni mese viene in ospedale, ad esempio da noi all'Istituto Nazionale dei Tumori, se a fronte di una nostra dichiarazione, come facciamo già per altri farmaci, come le associazioni broncodilatatori o le cosiddette triplici di broncodilatatori e di steroidei per via inalatoria,
noi certifichiamo come specialisti che il paziente è affetto da una bronchite cronica ostruttiva o ha avuto un problema cardiovascolare, cardiocerebrovascolare, e in questa maniera il paziente ha diritto a un farmaco per 3 mesi o addirittura per 6 mesi a fronte di una eventuale ricaduta, quindi per altri 3 mesi, per smettere di fumare. E questo è un grande vantaggio per lui, perché come diceva Marco, non è mai troppo tardi per smettere di fumare, il declino della capacità respiratoria si rallenta o addirittura si arresta a qualunque età. Certo che se lo si fa negli stadi iniziali è meglio, si riesce più precocemente a evitare che ci sia una catastrofe, una catena di eventi infiammatori e distruttivi che portano poi all'insufficienza respiratoria o anche al cancro. Quindi questa è una cosa molto importante, secondo me. Spero che presto questa rimborsabilità, che ad esempio in Inghilterra c'era già da tempo, venga estesa a tutti i farmaci antifumo e anche ai pazienti affetti da altre patologie croniche, fumo correlate, come i tumori e il diabete. Non stupiamoci che in Inghilterra, dove i farmaci antifumo sono tutti gratuiti, gli ex fumatori siano il doppio dei fumatori, e invece in Italia sono poco più della metà, perché in Italia purtroppo sono poco aiutati. Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri parlamentari un maggior sostegno concreto, economico, ai percorsi di cessazione, perché in troppe poche ancora ospedali, troppe poche pneumologie, anche istituti di ricerca oncologiche, non solo, vi sono dei centri antifumo con un supporto farmaco-psicologico competente, quindi il medico e lo psicologo, perché non basta dire smetti di fumare, bisogna dire alla persona come, e poi seguirlo con un cosiddetto counseling individuale o di gruppo, perché smettere di fumare è un percorso, e quindi è più facile e meglio cercare di fare questo percorso da soli, non da soli, ma con personale competente. Grazie, grazie mille. Penso che abbiamo contribuito, se non altro, ad aumentare la consapevolezza di quello che facciamo e quindi a gestire un po' meglio forse quelli che sono i rischi, le proprie scelte e tutto quello che ne consegue. Ringrazio molto gli ospiti di oggi. Adesso vorremmo Ugo come testimonial per le prossime puntate. Vi rubo ancora un minuto per ringraziare le persone e gli enti che ci hanno consentito di portare avanti questa avventura, quindi gli organizzatori, tutto lo staff di ICGB, l'Università di Trieste come partner e la regione che ci ha finanziato, Fondazione Umberto Veronesi e AIRC che ci hanno aiutato nella selezione degli ospiti da invitare, Media Partner, Il Piccolo e Radio Punto Zero. Abbiamo anche in sala alcuni rappresentanti di questi enti, e poi voglio ringraziare le persone che assieme a me hanno lavorato giorno dopo giorno per cercare di mettere assieme queste puntate. Quindi li vedete per la parte di Outreach, Susan Kerbaucic, Fabio De Pascale, Willy Dotz che ci ha aiutato ad allestire e trasportare tutto l'occorrente, Diego Soldano e Marella Prata per tutta la parte grafica di gestione dei video, Claudia Lamacchia per il supporto della gestione finanziaria e Luisa Alessio che ha lavorato veramente come una sorella, ci assomigliamo anche un po', giorno dopo giorno per riuscire a realizzare tutto questo. Grazie a voi che siete stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo anno alla nuova edizione di Science and the City Young. Grazie a tutti.